Il capoluogo capitale della breakdance per due giorni, il centro commerciale L'Aquilone, grazie alla disponibilità della sua direttrice Valentina Bianchi, ha ospitato nei giorni scorsi il Check the Style 2022, cioè il campionato mondiale di questa danza di strada. Il torneo ha visto la partecipazione di ben 250 atleti in rappresentanza di 30 nazioni diverse e che ha coinvolto, oltre all'Italia, paesi di tutto il mondo come Ucraina, Palestina, Marocco e Brasile. Accanto a questo c'è stato uno stage formativo di pop, breakdance e dancehall. Non solo la competizione per il titolo internazionale, ma anche dimostrazione e lezioni di pole dance. Uno spettacolo che in città non si era davvero mai visto e che rientra nelle manifestazioni organizzate nel calendario L'Aquila Città Europea dello Sport 2022, che sta ponendo la città al centro di molti eventi sportivi di caratura mondiale, come questo della breakdance. La breakdance è una disciplina in forte crescita che ha ravvivato ancora di più la città e il suo centro commerciale. Competizione ancora più importante perché la disciplina sarà ufficiale già dalle prossime Olimpiadi e molti atleti visti all'Aquila si cimenteranno proprio nella breakdance. Il centro commerciale ha visto un viavai di ballerini, ma anche tanto pubblico che, incuriosito, ha partecipato ai vari momenti previsti.